Ciao ragazzi, benvenuti su Italian Film Collector Channel, Home Video Mania. Niente, non vedete la mia brutta faccia perché è un video abbastanza veloce. Colgo l'occasione per ringraziare Eagles Pictures perché mi ha inviato due delle ultime novità di questo mese. Tra l'altro anche abbastanza in anteprima. Passiamo subito al primo, è Bad Boys Ride or Die, il quarto capitolo della saga, l'ultimo proprio quindi, e ovviamente in 4K. Andiamo subito a spacchettarlo. Ok, perfetto, spostiamo anche questa e niente, eccolo qui. Abbiamo ovviamente il 4K, scusate ma con il guantino è un po' difficile, quindi abbiamo il disco in 4K e il disco in Blu-ray. Qui abbiamo, vediamo che cos'è, Columbia Pictures, centesimo anniversario. Ah, è un cataloghino come si faceva una volta, è sfizioso, Film and More, che vi ricordo che è il portale dove acquistare tutti i prodotti Eagles, il loro sito ufficiale. E niente, come potete vedere, Will Smith, Martin Lawrence, 4K, Ultra HD e Blu-ray. Andiamo a leggere la, un po' la trama. Azione, risate non stop, ancora i migliori Bad Boys. I Bad Boys più amati del mondo, del mondo sono tornati con il loro iconico mix di azione in una commedia irriverente al limite del possibile, ma questa volta con un colpo di scena. I migliori di Miami, sono ora in fuga. Abbiamo negli extra scene trailer e blooper, scene eliminate. Include anche la chimica tra Will e Martin, eredità e risate, l'eredità di Brookmire, creare Bad Boys e oltre combattimenti, camera azione, complici nel crimine, scena dopo i titoli di coda compresi. Abbiamo appunto un 4K HDR, c'è il Dolby Vision, Dolby Atmos per l'inglese, mentre l'italiano è un 5.1 DTS Master Audio. E questo è Bad Boys Ride or Die. Poi, questo era un titolo nuovo, invece passiamo a un film un po' più classico, quindi già più datato, ma non per questo di minore importanza. Abbiamo Tom Hanks in Captain Phillips. Questa è una steelbook che andiamo ad aprire subito e vedere nel dettaglio. Ok. Scusatemi, ma il guantino diciamo da un po' di attrito, un po' più complicato aprire le edizioni, ma ci riusciamo lo stesso, tanto non andiamo di fretta, i titoli sono pochi. Ed eccola qua, e mi sa che qui i guanti li devo togliere. Facciamo tutto in diretta. Vediamo se riesco a togliere questo. Ok. Perfetto. Dopo la leggiamo questa, andiamo a vedere prima la steelbook, che è davvero molto bella. Direi davvero stupenda. Anche qui abbiamo il 4K e il Blu-ray. Vediamo pure all'interno com'è. Anche qui abbiamo il cataloghino, davvero fatto bene. Anche qui il cataloghino, che poi tra l'altro dietro anche un bloc note, quindi può essere anche utile. È molto simpatico perché ricorda le edizioni di una volta. Chi si ricorda i vecchi DVD dove usciva appunto il cataloghino delle uscite? E niente, direi che è davvero fatta bene. Andiamo a leggere un po' la trama. Allora, scusatemi ragazzi, ma io devo avvicinarmi. Captain Phillips, attacco
In mare aperto, racconta la storia vera del dirottamento della nave mercantile statunitense Maersk Alabama da parte di un gruppo di pirati somali avvenuto nel 2009. Il film si concentra sul capitano dell'Alabama, Richard Phelps, Tom Hanks, due volte vincitore dell'Oscar come migliore attore per Philadelphia nel 1993 e per Forrest Gump nel 1994, e sul capitano dei pirati somali Muse, Bakrad Abdi, che lo prende in ostaggio. I due uomini sono destinati a scontrarsi dal momento in cui Muse e il suo equipaggio prendono di mira la nave disarmata di Phelps. Durante l'impasse delle trattative, i due uomini si troveranno alla mercé di forze al di fuori del loro controllo. Come contenuti speciali sul Blu-ray abbiamo commento del regista, la cattura di Captain Phelps, più di 50 minuti dietro le quinte alla scoperta dei segreti sulla realizzazione. Abbiamo Dolby Vision anche qui, Dolby Atmos per l'inglese anche qui, e l'italiano è un 5.1 DTS Master Audio. E niente, questo è quanto. Allora, vediamo di nuovo le due uscite messe vicino. Ringrazio ancora Eagles Pictures. Ci vediamo presto. Mi raccomando, il like e fatemi sapere se anche voi prenderete queste due edizioni. Ciao ciao.